Fabio Maria D'Amato e Fedez non si sarebbero mai particolarmente piaciuti. La notizia data in tempi non sospetti da Selvaggia Lucarelli non è mai stata smentita dai due e nel recente passato il rapper lo ha pure additato come presunto responsabile del Pandoro Gate, confermando di fatto l'indiscrezione. Che i due non si piacessero è stato confermato anche dai due ex dipendenti di Chiara Ferragni che hanno contribuito, con le loro dichiarazioni, alla stesura del libro di Selvaggia Lucarelli, Il Vaso di Pandoro. Fabio Maria D'Amato e Fedez. Svelato perché non si piacevano reciprocamente. Proprio fra le pagine del libro si può leggere come D'Amato sia entrato alla TBS Crew grazie a Riccardo Pozzoli, ex di Chiara Ferragni, e che nel giro di brevissimo tempo avesse conquistato la piena fiducia di lei e di tutta la sua famiglia. E se Pozzoli puntava a rendere Ferragni un brand di lusso con le proprie linee, D'Amato ha aperto alle collaborazioni e alle sponsorizzazioni per altri. Si parla di Calzedonia e Pantene, contratti milionari, e di una sponsorizzata di uno yogurt, probabilmente Yomo, dal valore di 600.000 euro. Tuttavia a Fedez non è mai piaciuto e la cosa era reciproca. D'Amato non è simpatico e Fedez si sarà anche accorto che controllava la vita della moglie, si legge in una testimonianza all'interno del libro di Lucarelli, quando Chiara e Fedez litigavano lui diceva che sperava che divorziassero. E ancora, lui e Fedez non si sopportavano. A D'Amato non piaceva Fedez, diceva che le rovinava l'immagine e che era paranoico. Fabio Maria D'Amato e Fedez. Non si sopportano, si detestano. Le parole di Selvaggia Lucarelli. A tal proposito tornano virali le parole usate da Selvaggia Lucarelli nel settembre dello scorso anno, quando ha definito D'Amato e Fedez il marito buono e il marito cattivo di Chiara. Si intuisce che lui, il marito cattivo, e D'Amato, il marito finto buono, non si sopportano. Dopo la faccenda Rosa Chemical, D'Amato commenta stizzito: chi se ne frega? Fedez neppure lo degna di uno sguardo nell'atelier. Durante la letterina piccola Chiara D'Amato piange, Fedez guarda Luis Sal e già in quel momento vorrebbe chiamare la mamma e l'avvocato. I due Napoleoni si detestano, ed è l'unica cosa interessante di questa puntata. Puntata in cui alla fine mi sono convinta che Fedez la falena nella vita di Chiara Ferragni sia un inevitabile contrappeso.